Buongiorno, buongiorno brava gente, buongiorno Marinella, Cettina, Cristina, buongiorno, buongiorno Francesco, Lella, Angelo, buongiorno davvero, buongiorno brava gente, come state stamattina? Siamo un po' tutti preoccupati, il virus aumenta e anche l'attenzione nostra è chiamata ad aumentare, il senso di responsabilità che dobbiamo vivere in questo periodo. Sono tante le lettere che mi stanno arrivando, molti mi hanno chiesto, a volte amplifica oppure tiro un po' da una parte, tiro un po' dall'altra, quindi andiamo piano, ecco, con le valutazioni. Buongiorno, buongiorno. E stamattina chissà dove ci porta. E ascoltiamo il Vangelo di oggi che comunque ci viene incontro e ci dice, credo che davvero parli a noi in maniera straordinaria, a ciascuno di noi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù diceva ancora alle folle: quando vedete una nuvola salire da ponente, subito dite arriva la pioggia. E così accade. E quando soffia lo scirocco, dite farà caldo. E così accade. Ipocriti, sapete valutare l'aspetto della terra e del cielo? Come mai non sapete valutare questo tempo? E perché non giudicate voi stessi ciò che è giusto? Quando vai con il tuo avversario davanti al magistrato, lungo la strada, cerca di trovare un accordo con lui per evitare che ti trascini davanti al giudice e il giudice ti consegna l'esattore dei debiti e costui ti getti in prigione. Io ti dico, non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. È una bellissima pagina quella di oggi. Vede, la prima cosa prende sempre a prestito l'ambiente che lo circonda, il cielo, le nuvole, le case, le domus, la farina, l'impegno casalingo, le persone che lavorano lungo il mare. Cioè Gesù guarda la realtà e io credo che già questa primissima attenzione di Gesù di far emergere dalla realtà qualcosa che parli a noi è semplicemente straordinario. Gesù non è stato un grande teorico, Gesù è stato un uomo immerso nella storia, del suo tempo e ci chiede di essere immersi nella storia del nostro tempo. Buongiorno, buongiorno, brava gente. E ci chiede questo il Signore, vivere in questa storia con la più bella tensione che possa esserci, con la tensione di Dio. E allora, questa prima considerazione che fa un po' da cornice, avviene lungo il cammino che porta a Gerusalemme. Gesù sta andando a Gerusalemme. E durante questo cammino, mentre va a Gerusalemme, noi abbiamo ascoltato nei giorni precedenti, ha parlato ai farisei, ha parlato agli scribi, e le folle, la gente le ha sempre accarezzate. Oggi, parla a noi, parla a noi. E ci rimprovera. Siamo pronti allora a buscare questo rimprovero di Gesù. Diciamo, vedete che c'è un'ignoranza che è ipocrisia. È dovuta alla doppiezza del cuore, a una volontà di non lasciarci interpellare dai segni dei tempi. Oppure a interpretarli in base al proprio tornaconto, a ciò che fa comodo. E vedete, Gesù qui non si sta rivolgendo a un'elite religiosa o culturale, si rivolge alle folle, ai contadini, ai pescatori, a noi, a me, a te. Ti sta dicendo, mi sta dicendo, ma Enzo, Maria, Francesco, Angelo, cioè perché?
Perché vivete un po' questa doppiezza del cuore? Perché non vi lasciate interpellare da quello che sta accadendo? E poi non interpellate tutto, secondo un tornaconto personale. Gesù ci vuole limpidi. Mi vuole, vi vuole, ci vuole limpidi, limpidi, la limpidezza. Vedete, è una grande realtà. E come arriva a questa limpidezza? Come si arriva a questa limpidezza? Accogliendo queste due indicazioni. La prima, perché se ci fate caso, nel Vangelo ci sono due domande che sono anche due rimproveri. Dice, perché non sapete leggere? Perché non sapete leggere questo tempo? Perché non sapete valutarlo? E fa l'esempio bellissimo, straordinario, Se la mattina quando ci alziamo, no, che tempo fa oggi? C'era una trasmissione televisiva, no, c'è, mi pare, Che tempo che fa, no? Che tempo che fa? E se riusciamo a leggere un po' quello che è esterno a noi? Ma sai leggere quello che sta accadendo all'umanità? Vedete anche questo momento difficile dell'umanità. Sappiamo che arriva una grande ondata, sappiamo che dobbiamo stare super attenti. Sapete valutare questo? Ma questo segno parla a noi, dice qualcosa di noi, del nostro senso di responsabilità, del nostro senso di appartenere alla terra oppure non, del nostro fregarcene o interessarci dell'uomo. Cosa ci dice? Vedete, Gesù vuol far sì che noi andiamo in profondità nelle cose, perché poi ci arriviamo perché, eh? E il secondo rimprovero che fa Gesù, dice, allora il primo, perché non sapete leggere? Il secondo rimprovero che Gesù fa, dice, perché non giudicate da voi stessi ciò che... A volte noi vogliamo i pareri di tutti, però il nostro parere, cioè perché non giudichi, da te stesso? È bellissimo questo, eh? Vedete, sono due rimproveri, che ci dicono qualcosa di molto intenso e di molto profondo, e cioè che noi siamo capaci, di Dio, che noi siamo capaci di Dio. I padri della Chiesa dicevano capax Dei, cioè capacità di Dio in ciascuno di noi. Cioè, Dio allora cosa ci sta chiedendo? Gesù che cosa ci sta chiedendo oggi? Ci sta chiedendo di mettere in atto, un po' le nostre capacità, la nostra intelligenza. Ci sta chiedendo di far emergere la parte migliore di noi. Allora che cosa ci chiede Gesù? Ci chiede la capacità di osservare, la capacità di osservare, di guardare. È bellissimo quello che accade dentro di noi, fuori di noi, intorno a noi. Poi ci chiede anche la capacità di valutare gli eventi e quello che sta alla luce della parola. Vedete, ho ricevuto diversi messaggi. Ma Padre Enzo, ma è l'Apocalisse? Padre Enzo, il giudizio universale? No, no. Oppure c'è chi dice, ma si passerà. Sono due, siamo due estremi. Chi fa una tragedia e chi invece fa l'indifferente, ma sì, tanto bisogna morire. Allora, alla luce della sua parola, cerchiamo di cogliere quello che sta dicendo a me questo tempo. E vedete, qui non vi darò io una risposta. Non voglio fare quello che prepara la lista della spesa. Sono convinto, sono certo che ciascuno di noi, ciascuno di voi, può rispondere a questa domanda. E sarebbe bello se dopo i fioretti condividiamo, ve lo chiederò, ricordatemelo però, ricordatemelo.
Cioè, che cosa ha suscitato? Cioè, cosa sta dicendo a me questo tempo che sto vivendo? Drammatico, forte. Cosa sta dicendo a me? Ed infine, il Signore ci chiede anche non solo di valutare, dice, ma scegli, scegli. E sapete cosa accade? La capacità di scegliere. La capacità di scegliere. Guardate che bello questi posti, eh. Di Assisi che sono davvero straordinari. E la capacità di scegliere. Perché alla fine osserviamo, guardiamo, poi valutiamo, quello che il Signore dice a me, alla fine bisogna scegliere. Diceva un filosofo, Lonergan, la scelta è sempre concreta. Il bene è sempre concreto. Una bellissima definizione della scelta, eh. Allora la vita diventa un'avventura, un cammino, verso ciò che accade, verso le cose che devono avvenire. Bellissimo il termine. Le cose che devono avvenire, avventura, eh? Cioè una buona avventura, no? Per noi. E allora, come Gesù, ci incamminiamo anche noi. Incamminiamo anche noi, eh? Ci incamminiamo chiedendogli la grazia della lucidità, essere lucidi e essere anche. La dico, voglio dire a che sì però, eh. La dico, eh? Che se non ci vuole delle pappette, eh? La dico? Se vedo a che sì, la dico tutta, eh. Lucidi, quindi capaci di leggere, eh? E voglio dire a che sì, se no non vado avanti, eh. Certo che prego per voi, per tutti voi. Abbiamo fatto un giro, qualcuno mi ha scritto, Parenzo, sentiamo ogni tanto l'affanno e la vecchiaia. Ecco, yes, vedo dei sì. Bisogna essere risoluti, bisogna decidere. Non è semplice. Togliere, io dico sempre, i viluppi, no? Cioè, quello che non ci permette di svilupparci, di crescere, eh? A volte stiamo lì, no? Ni, beh, invece no. Svilupparsi, crescere, nella parola significa togliere i viluppi, cioè ciò che ci tiene incatenati. E sarà un'avventura straordinaria. Sarà un'avventura straordinaria, amici miei. Davvero. Il Vangelo è questo. È un'avventura straordinaria che Dio, vuole compiere con noi. Ogni giorno, senza stancarsi. E allora ci auguriamo buona giornata, brava gente. Buona giornata. Il tempo che vedremo oggi, facciamola, ecco quella l'altra parola. Che significa poi quando decidiamo che il tempo, questo tempo, diventa carico di amore. È bellissimo perché il Vangelo, sapete, quando parla di un tempo normale o di un tempo carico di amore, di grazia, usa un differente termine, usa davvero un differente termine. Questo tempo di grazia, Kairos, no? È il tempo della grazia. È bellissimo. Buongiorno, buongiorno. Bene, allora, andiamo avanti. Intanto dovevo salutare un po' di giovani oggi che compiono gli anni. Damiano, 22 anni, che sta a Piacenza e lavora e si impegna non solo all'università ma anche con i genitori per trasmettere un po' le nostre tradizioni, le tradizioni agricole. È bellissimo questo. Poi Agnese. Scalandis, ho pronunciato bene chi è? Eh? Nobile, eh? Ogni bene, eh?
So che vivi una veneranda età, quindi partiamo dai giovani, dai giovanissimi 22 anni, arriviamo agli ottantenni, eh. Poi, eccoci qua, mi avete santa buongiorno per il figlio Nicola. 35 anni, ogni bene, eh. Oggi è il tuo compleanno, sei il primogenito Nicola, ogni bene a te, eh. E i tuoi genitori dicono che sei un uomo straordinario e meraviglioso. Coraggio, coraggio, avanti, avanti. Rossella Cosentino, a tutta la famiglia, e a tutta la famiglia, al tuo piccolo Simone, eh. Rossella, ogni bene. Poi Susi e Gianni Napoletano, affidiamo davvero la figlia Barbara di 5 anni, che dice che mi chiama il frate della gioia. Beh, grazie, e dagli un bacione, dategli un bacione, e li ha compiuti, e quindi coraggio, e li facciamo oggi. Ogni bene a te, che bello, grazie. Ogni tanto è un po' una pilloletta pure per me, allora arriva, grazie comunque amici miei. E vi chiedo di pregare anche per me. Ne ho bisogno tanto davvero. Poi mi avete inviato delle bellissime, ecco qua, mi devo fermare, sennò qui cascono i fogliettini, come sempre. Eccoci qua, eccoci qua. Luisa mi ha inviato una dolce Maria, Maria piccolo nome profondo, eh. Sono dei versi che ogni tanto mi inviate, intenso ed onore, il suo significato, madre di tutte le madri, colei che ti sostiene, solleva l'animo e la mente, dalle fatiche e dai tormenti, dai sogni e dalle speranze. È bellissimo questa poesia che poi continua. Madre di tutte le madri, io vorrei avere un pensiero per tutte le mamme oggi e anche per tutti i papà che siete preoccupati per i vostri figli, che siete preoccupati per il lavoro. Vedete, vivremo momenti difficili, vivremo momenti difficili. Coraggio, lasciamo che questo tempo parli alla nostra vita. E vedete, non la mettete per piacere, buongiorno, non la mettete, Dio punisce, no, 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 Leggiamolo come un segno per migliorarci, per essere più rispettosi dell'ambiente, per capire che a volte è bellissima la logica inclusiva e non solo del funzionare. Poi ci ritorneremo su questi due aspetti. Ok, rammendare, io credo che questo sia un termine bellissimo che ci possiamo consegnare. Alla luce, qualcuno mi ha chiesto, ci parla, insomma, perché non ci legge ogni mattina un passo della tunica e la tonaca? Il Vangelo, stiamo al Vangelo che è più bello, il libro. Sia una meditazione per voi su questi due abiti straordinari di Gesù e di Francesco. Poi vi chiedo, perché sono diverse richieste, se potete andate nelle librerie più vicine oppure sui canali Amazon, lo potete chiedere e vi arriva in 8 ore, ho visto, vi arriva subitissimo, così non ci caricate troppo, vi chiedo questa cortesia. E poi vivremo dei momenti sul testo, intanto approfonditelo, sottolineatelo, perché ci ritorneremo. Io ci credo moltissimo su questa meditazione dei due abiti, passando dalla cultura dell'apparenza alla cultura dell'umanità. Bene, allora, cari amici, salutiamo, dei piccoli avvisi, vediamo, mi ero segnato dei piccoli avvisi, dei piccoli avvisi. Rispettiamo, mi raccomando, io lo sottolineo, molto forte. Avete visto che inizia il lockdown alle 21 di sera? Rispettiamo le mascherine, mi raccomando, la sanificazione, la distanza. Sono tre cose semplicissime che ci possono aiutare a salvare vite umane. Poi devo anche dire che
Vedete, compaiono moltissime richieste di preghiere e questo ve lo assicuro, lo porto qui, ai piedi di Francesco. Però voglio dire anche che ci sono tanti miracoli che avvengono, di intercessioni che sono state ascoltate, e questo è bellissimo, Ogni tanto dovrei citare anche dei miracoli che mi inviate. Padre Enzo, il Signore ha ascoltato la nostra preghiera e è avvenuto questa grazia, è guarito, è bellissimo. L'ultima cosa e termino, molti mi dite della notifica, che non arriva. Fatevelo spiegare bene o dai vostri figli oppure da chi è un po' più esperto, perché ci sono, i mezzi per mettere segui e mi piace e vi arriva la notifica. Quando voi mettete, seguo la pagina, vi esce pure voi la notifica oppure non. Ecco, premete anche poi sulla notifica che vi arriva, il segnale. Buona giornata, brava gente, È una preghiera vicendevole. Carmela, ecco qua adesso vedo un po' di commenti. Maria Grazia, pace e bene. Parenzo, sto leggendo il tuo libro e mentre scorro le pagine mi sembra di sentire la tua voce. Coraggio, avanti. Pina, eccoci qua, Paola. Sì, il Vangelo è bellissimo ascoltare, va benissimo. Carmela, prima di andare dentro, prima di andare in ufficio, che è qui, quando passate potete suonare il campanello lì, vedete? Mi raccomando, sempre con la mascherina. Dio non ci abbandonare mai, sì, il Signore siamo preziosi ai suoi occhi, è vero, Graziella. Buona giornata, è così, mi dite sempre, leggi qualche commento, Padre Enzo, e l'abbiamo letto, ok? Poi siete in tanti, ma diventa anche una bacheca di grazia la nostra, dove ci leggiamo vicendevolmente. E buona giornata, brava gente.